salve a tutti, faccio un brevissimo video sulla vittoria di Obama, perché visto che ne avevo parlato anche prima delle elezioni dicendo che avrebbe vinto, cioè Obama, non voglio dire l'avevo detto, però evidentemente la cosa mi stava a cuore, visto che mi sono permesso anche di fare una previsione basata sui siti di scommesse e ho dato l'indicativo. Voglio parlare però di quello che significa la vittoria di Obama, perché è importante secondo me che cosa significa e cosa significherà però anche in futuro. La vittoria di Obama da un punto di vista sociologico, sociale, è molto importante, perché rappresenta che gli Stati Uniti premiano per una volta ancora, per una seconda volta, il membro, che ci piaccia o no, di una minoranza, in questo caso della minoranza afroamericana, e anche non di un benestare enorme, insomma, comunque non è Colin Powell che viene da altri settori, eccetera, è quindi un altro nero che comunque era stato premiato. Stiamo parlando di un afroamericano che riesce ad arrivare alla massima carica politica americana, come democratico ovviamente, perché lo vedo difficile come repubblicano, e questo dimostra che l'America votante, la maggioranza degli americani votanti ha premiato un membro di una minoranza. L'America è fatta di minoranze, per carità, ci sono ispanici, ci sono italoamericani, ci sono afroamericani, eccetera, però fondamentalmente l'America è sempre stata divisa in una concezione razziale più o meno dichiarata, ma strisciante, dai tempi degli anni 60, in cui c'era una forte conflittualità, ancora ad oggi comunque, in cui c'è una classificazione fondamentalmente tra diverse etnie, diverse culture, anche un sottoculture, in cui c'è qualcuno che sta più in alto e qualcuno che sta più in basso. È una cosa che può piacerci o non può piacerci, ma non può essere negata. Tant'è che gli americani, diciamo, della classe A, sono i cosiddetti WASP, che è una sigla che sta ad indicare White American, protestanti, e non mi ricordo la S cosa significa, comunque è una categoria di americani che si riconoscono molto nei discendenti dei padri fondatori, protestanti, bianchi ovviamente, eccetera. Bene, questo primato, come posso dire, teorico, diciamo, un pochettino pregiudiziale, questo primato pregiudiziale è stato scalzato in parte dalla vittoria di Barack Obama, come in altre situazioni. Sicuramente quella di Barack Obama è una vittoria importantissima nel discorso dello scalzare un pregiudizio degli americani nei confronti delle minoranze. Quindi per questo senso credo che ogni membro di una minoranza americana e anche nel mondo dovrebbe essere contento simbologicamente per quello che significa l'elezione di Barack Obama. Perché anche molta gente che non si dice razzista, secondo me, lo è in maniera strisciante. Cosa voglio dire? Voglio dire che per essere sicuri di non essere razzista, la prova del 9 qual è? Non è dire a parole io accetto tutti, a me sta bene tutti, eccetera. Perché questo è facile, soprattutto in una cultura buonista che ci porta a volte a far finta di non avere i pregiudizi che invece molti abbiamo noi stessi, ma che abbiamo tutti, insomma, chi più chi meno. Allora, qual è la prova del 9 per vedere se uno è razzista? Anche con noi stessi vale. Quando noi accettiamo alcuni atteggiamenti da parte di particolari, da parte di minoranze o da parte della classe dominante. Faccio un esempio provocazione che mi è capitato di sentire e ho capito quanto in effetti il pregiudizio serpeggi, almeno da come lo interpreto io. Sentito delle persone parlare male del gay pride perché dicevano che è vergognoso, non perché ce l'avessero quelli gay, ma perché gay pride è una pagliacciata, è una cosa vergognosa, è una cosa offensiva, eccetera, eccetera. Bene, io ho pensato però, ma scusatemi, voi siete contrari agli scioperi o comunque alle iniziative in cui qualche, diciamo, gruppo sociale si fa vedere in una specie di mascherata in piazza? Se per esempio la comunità siciliana di Roma o la comunità siciliana in generale volesse fare una volta all'anno una giornata dell'orgoglio siciliano a Roma, voi lo trovereste volgare o fastidioso? Io credo la maggioranza di noi direbbe di no, perché non c'è niente di male essere siciliani oppure essere avvocati, per dire, la giornata dell'orgoglio avvocato. Bene, non si capisce allora perché la stessa cosa fatta da però una minoranza che ha caratteristiche particolari come gli omosessuali debba venir vista per forza come fastidiosa. L'inghippo qual è secondo me? Che non è tanto quello che viene fatto, che quello che viene fatto è una scusa che viene vista come fastidiosa. Il problema è che non si accetta che un certo gruppo, una certa minoranza, si permette il lusso
con orgoglio magari anche di farsi notare, di far vedere la propria esistenza con orgoglio, con quel giusto orgoglio di dire io sono questa persona qui, questa identità qui, eccetera. E vale per tutte le cose, perché vale anche probabilmente per certi tipi di confessioni religiose o ideologie, eccetera, per cui si trova sempre, si sposta sempre il problema da chi la crea, la manifestazione, al fatto della manifestazione stessa. Ma in realtà il problema nelle persone che hanno i pregiudizi non è la manifestazione, ma chi la fa. Questa è la prova del 9. Cioè, la prova del 9 per vedere se noi siamo razzisti verso una persona o verso un gruppo di persone è vedere che tipo di sentimenti proviamo per quella persona se fa un certo tipo di manifestazione, che fatta da altri invece accetteremo tranquillamente. Questa secondo me è la prova del 9. Quindi il fatto che molta gente, secondo me stupidamente se posso dirla, trova che le manifestazioni gay pride siano volgari, offensive, beh, se lo sono tutte mi sta anche bene, perché uno dice, beh, dà fastidio le manifestazioni di piazza, ok, ma non mi puoi dire che il gay pride è offensivo e non lo è il family day. Al di là di chi abbia ragione o no, perché non è questo. Chi ha la famiglia, è orgoglioso della famiglia, fa una manifestazione, è una cosa legittima, bellissima, va bene, l'identità la puoi esprimere, la devi esprimere, devi avere il diritto di esprimerla, ma vale per tutti, se no non c'è libertà. E questo è il discorso, secondo me, importante. Perché se mi posso riallacciare con Orwell, una cosa simile, una citazione di Orwell dice: se libertà significa qualcosa, significa dire alla gente quello che la gente non vuole sentirsi dire. Perché è molto facile approvare che la gente dica quello che ci fa piacere, è molto facile applaudire a quelli che vanno in piazza e la pensano come noi, ma non è tolleranza questa. E non troviamo la scusa che siccome vanno in piazza ci dà fastidio perché vanno in piazza. In realtà, se noi siamo di destra, ci dà fastidio che il comunista vada in piazza a protestare o a manifestare. Ma il problema non è la manifestazione fa parte della legittimissima diritto inalienabile di esprimere la propria identità politica, ideologica e umana per tutti i gruppi, fino a che c'è rispetto per gli altri. Quindi il problema non è l'identità, non è la manifestazione, ma l'identità di chi la esprime. Ecco, con questo mi rallaccio per finire all'elezione di Barack Obama. È una cosa bellissima dal mio punto di vista, che sono molto sensibile al discorso dei pregiudizi, che l'America abbia scelto un suo figlio, perché è un suo figlio sicuramente, ma membro di una minoranza. E in questo l'America, con i suoi enormi limiti sociali, capitalistici, economici e culturali sicuramente, eccetera, ha dimostrato di sapersi mettere in gioco, di sapersi rinnovare, perché 60 anni fa una cosa del genere non sarebbe stata possibile. Quindi è sicuramente un passo avanti per l'America, questo è un passo grande per l'America, che è stato ripetuto tra l'altro, ed è un successo perché i democratici fanno fatica a essere rieletti. Qual è però il problema? Che veramente l'America non avrà più pregiudizi quando il fatto che un afroamericano viene eletto alla presidenza della Repubblica Americana viene visto come qualcosa di eccezionale. Veramente non ci saranno più pregiudizi in questo caso qui, quindi nei confronti di una minoranza afroamericana o di altre minoranze afroamericane, fino a che l'elezione di un afroamericano o di un altro tipo di minoranza non verrà assolutamente preso come qualcosa di straordinario, ma passerà completamente inosservato. Quando succederà questo, allora veramente il pregiudizio sarà finito. E questo vale per tutte le minoranze, e questo vale per tutti i gruppi o le persone che sono vittime di pregiudizi. Spero molto in un mondo senza pregiudizi, spero che vorrete commentare questo video, che per me parla di un argomento che a me sta molto a cuore, che è quello dei pregiudizi e dell'intolleranza. Vi ringrazio per avermi seguito e alla prossima.